Si intitola Amy Winehouse Lioness Hidden Treasure, l'album postumo della cantante che vede la luce oggi 5 dicembre, confezionato dai produttori Salam Remy e Mark Ronson, che hanno passato gli ultimi mesi a passare al setaccio migliaia di incisioni. È un regalo ai fan da parte di etichetta, manager e famiglia di Amy. Crediamo sia il giusto tributo alla sua eredità musicale, ha detto al Sun il padre Mitch. Il disco contiene 12 tracce, una delle quali registrata nel periodo in cui la star di Back to Black, scomparsa lo scorso 23 luglio a Londra, soffriva di dipendenza da eroina, e altri brani, tra cui The Girl from Ipanema, registrata nel 2002, e Song for You, una canzone di Leon Russell resa famosa da Donny Hathaway, uno dei cantanti più amati da Amy e che la vede impegnata alla chitarra. La cover di Will You Still Love Me Tomorrow, classico di King Shirrell, prodotta nel 2004, molto prima che Amy cominciasse ad abusare di alcol e droga. Inoltre nell'album ci saranno i brani Between the Sheets, registrato dopo la fine della sua tormentata relazione con Blake Fielder Civil, e l'inedito Body and Soul, ultima canzone registrata dalla Winehouse a Londra nel marzo scorso insieme a Tony Bennett. Alla vendita dell'album sarà legata un'iniziativa benefica. Una sterlina per ogni copia venduta sarà infatti devoluta a favore della Amy Winehouse Foundation, che aiuta i bambini in difficoltà.